Allora, la sterilizzazione chirurgica della femmina, allora distinguiamo gatto e cane, ok? E nella gatta la sterilizzazione si fa innanzitutto perché si fa, qualcuno dice ma non vorrei farla, è contro natura, eccetera, però teniamo presente una cosa, che una gatta normalmente ha un calore cosiddetto poliestrale stagionale, cioè vuol dire che va in calore continuamente da gennaio fino a ottobre. Nel momento in cui la gatta non ha la possibilità di rimanere gravida e quindi di fare la cucciolata, questo calore continuo si ripete ogni pochi giorni, ogni due settimane, crea uno stress anche fisico, che quindi non è consigliabile. Quindi se teniamo il gatto in appartamento, la sterilizzazione è direi quasi d'obbligo. Oltretutto spesso i proprietari poi sono anche molto infastiditi da questi calori continui, perché sono fastidiosi, oltre che dannosi per il gatto, ma anche fastidiosi per il proprietario. Quindi la sterilizzazione della gatta è una cosa ormai che, insomma, diciamo accettata da tutti, che funziona bene, anche perché i farmaci contro i calori che si utilizzavano 10-15 anni fa, si è visto che sono quasi tutti, perlomeno favoriscono la formazione di tumori, soprattutto mammari, anche molto brutti, molto gravi, quindi la sterilizzazione risolve questo problema. In questo senso, quando farla? Presto, perché non c'è motivo di rimandare questa cosa a 5 mesi e mezzo, già si può fare la sterilizzazione della gatta, che è un intervento molto semplice, che viene fatto in day hospital o day surgery, come dir si voglia, nel senso che l'animale viene portato al mattino a digiuno per l'anestesia e viene ritirato nel pomeriggio tranquillamente, già sveglio, già in grado di alimentarsi e di stare in piedi, magari leggermente intontito, ma insomma assolutamente in piena ripresa. E il gatto maschio si sterilizza per motivi un pochino diversi, soprattutto per motivi di igiene e di sua diciamo, salubrità. Di igiene, perché il gatto maschio quando è adulto tende a fare delle pipì di marcatura del territorio, e quindi questo, sempre considerando che i nostri animali li teniamo per lo più in casa, può non essere molto gradevole per i proprietari. Di sua salubrità, perché il gatto maschio tende ad andare in giro, combattere, allontanarsi da casa, e quindi spesso vediamo animali che arrivano da noi con incidentati, morsicati dai cani, e quindi con gravi politraumi che poi sono una sofferenza per riabilitare l'animale e anche un costo per il proprietario non indifferente. Una semplice castrazione, non dico che ci metta al riparo in modo assoluto da questo tipo di traumi, però può servire tantissimo, insomma, in questo senso. La castrazione del maschio funziona dal punto di vista, diciamo così, dell'organizzazione, del lavoro di chirurgia, nello stesso modo, cioè viene portato mattino e ritirato nel pomeriggio, ed è un intervento ancora più semplice, perché non entrando in addome è ancora più, diciamo, leggero dal punto di vista del gatto che lo subisce, insomma. Cane maschio, il cane maschio per lo più non viene sterilizzato in modo preventivo, a meno che ci siano dei problemi particolari. È più facile effettuare questo tipo di intervento negli animali anziani, nei cani maschi anziani, e questo perché spesso ci sono problemi di salute che richiedono la castrazione, soprattutto legate alla prostata. Però invece nella femmina, anche qua è consuetudine nella sterilizzazione, anche se le cani femmine fanno generalmente solo 2 calori all'anno, questo periodo può essere molto difficile da gestire da parte del proprietario. E in più c'è un motivo di prevenzione, di sanità, anche qui, anche nella cagna femmina. Si è visto che la sterilizzazione precoce, anche qua, e per precoce intendiamo entro il terzo calore, secondo terzo calore, e quindi orientativamente intorno all'anno e mezzo, due. La sterilizzazione precoce, dicevo, ha un'azione preventiva anche qua nei confronti di alcune patologie dell'apparato riproduttore, come le mammelle e l'utero, e quindi in questo senso è consigliabile. Ci sono alcune controindicazioni che vengono spiegate, e sono sostanzialmente due.
Una è la possibile tendenza ad aumentare di peso della taglia femmina, non è uguale per tutti gli animali, perché come noi abbiamo una tendenza diversa a prendere peso, anche le cagnoline sterilizzate, c'è quella che non ha questa tendenza, ma è una possibile complicanza, diciamo. E l'altra possibile complicanza è un'insorgenza di una parziale incontinenza urinaria, che può manifestarsi anche a distanza di mesi o anni, che è una conseguenza diretta della sterilizzazione. In questo senso diciamo che si è lavorato molto, e quindi adesso sono disponibili dei farmaci che trattano questo tipo di disturbo e lo risolvono completamente, quindi anche in questo senso si può ovviare, insomma. Beh, direi che questo nella femmina è poco percepibile, non ci sono grandi variazioni. Nel maschio invece sì, e anzi nel maschio è proprio uno dei motivi per cui a volte si vuole fare la castrazione, soprattutto se ci sono dei problemi comportamentali. I colleghi comportamentalisti ci chiedono di fare questo intervento per mitigare un po' l'aggressività del cane maschio, per risolvere alcuni problemi comportamentali. Nel gatto, come dicevo prima, c'è anche un'azione vera e propria sul comportamento, nel senso che soprattutto le pipì di marcatura e gli atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri gatti maschi tendono a smorzarsi molto, ma questo è quello che in qualche modo aiuta il gatto a vivere meglio e di più, quindi è conveniente, diciamo.